Ma cosa è successo tra Sgarbi e Mughini? Due personaggi, diciamo, che sono fuori dalle righe e tra i due non è mai corso buon sangue, si sono sempre sopportati di malavoglia, anzi, si sono sempre aggrediti anche in collegamenti dove uno era in trasmissione e l'altro era a casa o chissà dove. Ma lo scontro, ancora una volta, questa volta verteva sempre su Salvini, e far infuriare Mughini di 78 anni è stato proprio un commento di Sgarbi, che ha definito le indagini sui fondi russi alla Lega un crimine, accusando la magistratura. E da lì cominciano ad, erano in studio assieme, cominciano ad aggredirsi verbalmente, e sono volate appunto le prime parolone, poi gli insulti. Infine i due si sono alzati perché Mughini, il primo dei due che si è alzato, e Sgarbi, per difendersi, ha sollevato la sedia. Sono dovuti intervenire gli assistenti di studio per fermare la rissa, che poteva, si stava trasformando da una rissa verbale a una qualcosa di fisico. È tutto in diretta TV. E il conduttore Brindisi è stato costretto a mandare in onda due servizi, cioè a sospendere la trasmissione, mandando, di solito si manda la pubblicità, ma se la pubblicità non è pronta o non c'è nessuno che fa la pubblicità, si manda un servizio pronto su quando succede qualcosa di grave in uno studio, nell'imbarazzo totale dei responsabili del programma, che non prevedevano un simile epilogo, che non prevedevano, poi adesso vediamo cosa vuol dire che non prevedevano, nonostante la conclamata antipatia tra i due. Dopo i ripetuti inviti a calmarsi, Sgarbi resta allo studio mentre Mughini se ne va. L'azienda vive l'incidente con qualche nervosismo, dopo che l'account ufficiale della trasmissione aveva rilanciato su Twitter alcune ispezioni video della lite, prima proprio dell'aggressione quasi fisica sfiorata, parlando di toni che si accendevano. Quindi, se la trasmissione sui social manda già dei pezzi della trasmissione mostrando che si stanno alterando, vuol dire che è stato tutto programmato. Programmato non che arrivassero con la sedia in mano, ma sono stati invitati perché si odiano, invitati perché sono sopra le righe, invitati perché erano sicuri che si sarebbero presi a male parole, sicuri matematico. Tant'è sta che in Twitter hanno mandato appunto alcuni pezzi dei video prima che ancora si aggredisse, per far vedere: guardate che stiamo facendo questo programma, accendete la televisione e andate a vederlo. Quindi che adesso la rete si scandalizzi e dica: ah, però queste cose non devono succedere, siamo basiti. Basiti di che cosa? L'avete cercata. Sono come quelle trasmissioni dove al Grande Fratello o l'Isola dei Famosi mettono dentro la persona che comincia a insultare, come abbiamo visto nelle ultime edizioni, insulta razzialmente anche un'altra persona che era una marocchina, e da questo comunque non viene tolta dalla trasmissione perché fa audience. Che cosa fa l'audience? Come in YouTube, più un video come questo viene visto, più la pubblicità che va sul video viene messa all'asta. Tutte le pubblicità che sono in YouTube è un'asta. Un'asta. Ci sono i video, le pubblicità che si possono togliere, le pubblicità che non si possono togliere, quei pezzettini che vengono sotto il video qui sotto costano meno, costano come 11-20 centesimi ogni 1000 visualizzazioni. Quindi sono delle aste. Le aste in base a che cosa? In base agli iscritti del canale, in base a quante visualizzazioni ha quel video. Quindi anche in questo caso le pubblicità pagano di più. C'è la formula che chi mette la pubblicità dice: tu quanto mi dai? E la rete dice: no, aspetta, se, secondo quante persone vedono la tua pubblicità, io ti pago. Tu non mi paghi niente, nulla. Io metto la tua pubblicità. Poi l'audience dice: cioè, che l'hanno vista 1 milione di persone, tu mi pagherai perché l'hanno vista 1 milione di persone. La vedono 3 milioni, tu mi paghi il triplo in base al milione. Quindi non so, si paga ogni milione, si paga, so, 100 euro, dico una cosa così. Se la vedono 2 milioni mi paghi 200, 3 milioni. Quindi la rete che su Twitter mette degli spezzoni è per attirare i clienti, ascoltatori che vanno a vedere la trasmissione, e poi la pubblicità viene pagata di più perché loro dicono: guardate, è stata vista da tot persone e l'azienda televisione ha un'entrata più
più alta. Così funzionano adesso le pubblicità. Non è che si pagano prima, ti do 100 euro, metti la pubblicità, chi lo vede il programma. E no, più il programma è visto, più le pubblicità pagano. Per quello che alcuni conduttori guadagnano milioni, perché le pubblicità in alcuni programmi di prima serata, perché ci sono anche dei punti di prima serata di apice, costano molto, ma molto di più, perché lì c'è il picco di ascoltatori, e il picco di ascoltatori vuol dire che più persone vedono la pubblicità e la pubblicità costa di più. Quindi se c'è un picco di ascoltatori, il presentatore è bravo, questo si dice. Il presentatore è bravo perché capta milioni di capta lo share rispetto all'altra rete, quindi a quel presentatore per tenerlo in rete gli devo dare magari 1 milione all'anno. Capite di cosa, parlando così dei compensi Rai, che poi non dovrebbero essere perché comunque una televisione pubblica non dovrebbe avere nessun tipo di pubblicità, visto che già gli si paga il canone. Invece prendono canone, pubblicità e spendono e spandono come gli pare e piace, strapagando i conduttori e andando fa. L'unica cosa buona del servizio pubblico è che fanno dei documentari che io apprezzo, spesso li fanno su Rai 3, sulla storia, Piero Angela, Alberto Angela, cosa che in una televisione commerciale questi programmi andrebbero sostanzialmente a ridursi perché non sono commercialmente validi, nel senso, vabbè, Alberto Angela probabilmente lo vedono in tanti, ma mettiamo un altro programma, non so, La Grande Storia che parla di Napoleone, no, Napoleone per favore con Macron, lasciamo perdere, che parla, non so, di un'altra cosa, non è interessante perché la vedono in pochi, la pubblicità paga poco, io non ci mantengo la rete televisiva. Ma tornando a Sgarbi, anche lo scorso gennaio, durante la trasmissione Quarta Repubblica, Nicola Porro era stato costretto a interrompere il collegamento con i due, Mughini e Sgarbi, che anche a distanza erano riusciti ad insultarsi pesantemente, con Sgarbi, 67 anni, che aveva dato un epiteto non poco simpatico a Mughini, sei un Kaiser, che aveva a sua volta replicato dicendogli di dirlo a tua sorella. Se quella volta è bastato chiudere l'audio ai due, le cose non sono andate diversamente qua, perché Mughini si è alzato proprio con una sedia. C'è da dire che i due basano questo anche sulla loro chiamata, nel senso che Sgarbi è una persona intelligente, non c'è dubbio, ma probabilmente Sgarbi intelligente, critico d'arte, ex politico o politico, non sarebbe chiamato comunque tutte queste volte in televisione se non avesse questo modo di fare, perché fa audience e lui lo sa. Mughini, con la sua aria da profeta, tutti e due si sono costruiti il loro personaggio, probabilmente adesso nella vita magari sono diventati anche un po' così, il loro personaggio è diventato anche il loro modo di essere, però sono delle due macchiette che sanno che la gente li guarda perché sono fuori dalle righe, quindi naturalmente le trasmissioni hanno costruito questo, l'argomento anche Salvini era perfetto, sapendo che i due la pensavano in modo differente e loro hanno il loro personaggio, quindi anche se Sgarbi a volte non ha voglia di fare tutto questo teatro, magari anche col sorriso, lo vedete che a volte non c'ha proprio voglia, dice, ma col sorriso magari si mette a dire alla persona capra, 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 lo fa perché è un suo must, è un suo. Sarà ricordato anche per il capra 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 Sgarbi, nonostante le cose che dice le dice a volte in maniera non molto educata, però io le condivido sempre quasi tutte le cose che dice. Io non condivido il modo, ma probabilmente non lo condivide neanche lui. È il suo modo di fare per essere chiamato, perché ricordatevi che ogni trasmissione lo pagano, si è pagati, poi si ha un prestigio, comunque si può interattuare con tante persone. Quindi sicuramente il problema è, ma ci sono o ci fanno? Sia loro e le trasmissioni, ci sono o ci fanno? Poi una conduttrice lì gli ha detto bravo a Sgarbi, quando è finito Sgarbi ha riferito, mi hanno detto bravo. Bravo anche perché è riuscito ad arrivare al limite senza che si fossero toccati, però il picco e l'audience e la pubblicità, perché io che ne sto parlando, i giornali ne stanno parlando tutti, è una pubblicità gigantesca per la trasmissione televisiva, per i conduttori e per Sgarbi e Mughini, che comunque
le loro quotazioni salgono, perché più si parla di una persona, più le quotazioni salgono. Lo sa bene la Boschi, che sta tentando di tutto per mettersi in mostra per un eventuale ritorno di Renzi. Lei sta cercando di aggredire destra e sinistra dicendo Salvini mi odia, che Salvini non gli interessa niente, però lo fa per riemergere. Quindi la visibilità che di questi tempi è fondamentale. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.